La ricetta di oggi è un antipasto veloce, facile e sfizioso che potrete proporre ai vostri amici per un simpatico aperitivo. Si tratta dei rosti di patate e speck. Per prepararli vi occorrono 600 g di patate, 100 g di speck, 2 cucchiai di farina, sale e pepe quanto basta. Per la preparazione, pelate le patate e tagliatele alla julienne con il mixer o con una grattugia a fori molto larghi. Aggiungete lo speck tritato non troppo sottile e 2 cucchiai di farina. Aggiustate quindi con sale e pepe a piacere. Amalgamate bene il composto con le mani in modo che la farina possa assorbire l'amido rilasciato dalle patate. Iniziate a fare delle palline con le mani e poi schiacciatele per farle diventare delle pizzette spesse circa un centimetro. Quindi friggetele in una padellina antiaderente con poco olio già caldo 4 minuti per lato. Una volta dorate da entrambi i lati, sollevatele facendole ben sgocciolare d'olio. Disponete le frittelle su un vassoio da portata e servitele ancora calde. Con questa dose otterrete circa 15 rosti. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv.